reagiscono gli altri cantoni per poter poi operare in sintonia per una gelateria nazionale di livello. Rafforziamo l'immagine del settore gelatiero ticinese e promuoviamo il turismo in generale e regionale, in questo caso per il nostro cantone. Nel 2015 abbiamo portato a termine un fatto che trovo molto importante, che va a riassumere il motto di prima: l'unione fa la forza. Abbiamo unito le sezioni portandone a due, quindi avevamo due sezioni nel sottoceneri e due sezioni nel sopraceneri. Voi sapete come delle associazioni che si uniscono riescono a essere più forti, riescono a essere percepite anche meglio dall'albergatore stesso. Quindi abbiamo fatto in modo che territorialmente avessimo meno sezioni per rendere più forti, per rendere più capillare la presenza di hotellerie su Isticino. Abbiamo fatto in modo che quindi il Mendrisiotto e il Luganese fossero uniti sotto un'unica sezione, e abbiamo fatto in modo che Bellinzona, Alto Ticino e la parte del Locarnese fosse unita sotto un'altra sezione. Tutto questo probabilmente è riuscita a capire il bisogno dell'economia e anche dell'albergeria per poter approvare il risanamento del Tunnel Stradale del San Gottardo. Abbiamo fatto un grande lavoro anche per quella legge che voleva tassare le eredità milionarie per finanziare la nostra ADS, e voi sapete come i nostri alberghi vengono passati da padre in figlio. Quindi immaginatevi se dovessero esserci state delle tasse milionarie unicamente per il passaggio tra papà e figlio. Quindi come sarebbe potuto sopravvivere un albergatore che oggi già si vede il margine di guadagno nettamente ridotto da prezzi più bassi, da commissioni sempre più alte, dovesse ritrovare anche a pagare delle tasse milionarie sul proprio stabile fondamentalmente, perché lo stabile è di famiglia. Di conseguenza sarebbe stata una tassa ingiusta per andare poi a distruggere il lavoro di generazioni. Vietare la distribuzione del vino nei luoghi pubblici aperti al pubblico. Lì purtroppo la nostra battaglia non si può dire che sia stata vinta, perché la legge è passata, si rispetta nella maniera più assoluta la volontà popolare, perché è giustissimo che Cantone abbia voluto votare in questo senso, ma da parte nostra vediamo un grandissimo pericolo nel andare a interagire con i nostri ospiti provenienti dai paesi arabi, che hanno questa usanza nel loro modo di vestire. Un'usanza che prevalentemente non disturba o non dovrebbe disturbare chi opera in un settore aperto al mondo, in una nazione che si vuole aperta al mondo. Voi sapete che i nostri turisti che ci visitano dai paesi arabi, che portano il niqab, non li troviamo sul lungo lago a fare proselitismo o a distribuire copie del Corano. Sono più unicamente a passeggiare e a spendere i loro soldini nel nostro cantone. Quello che chiedevo, ma che ho provato anche a chiedere a più politici, era di fare una distinzione chiara tra chi vuole venire a vivere in Ticino ed è giusto che si adopri agli usi e costumi del nostro cantone, ma la differenza andava fatta per chi vuole venire a visitare il Ticino per 3 o 4 giorni o magari una settimana, spendere 430 franchi a testa per persona. Ecco che allora lì forse dovevamo avere una visione di accoglienza maggiore per questi turisti. Il Ticino e il Canton Grigioni è su posizioni e stagionalità diverse, nel senso che quando da noi finisce la stagione, nei Grigioni inizia. Quindi l'albergatore che si trova a concludere la stagione in Ticino nel mese di ottobre rischia di perdere il proprio collaboratore che ha formato e che ha lavorato bene nel suo albergo, perché con l'arrivo della chiusura non può più avere un posto di lavoro. Quindi il collaboratore o va a cercarsi un posto in un cantone in una stagione diversa dalla nostra, oppure è portato a cercare un posto annuale. Ecco che se trova un posto annuale non ci ritorna più in azienda, e quindi noi abbiamo formato e perso un collaboratore per noi valido. Il compito che noi vorremmo portare avanti è quello di riuscire a organizzare per i nostri collaboratori un programma di lavoro annuale, questo di anno in anno, nel senso di trovare una struttura simile alla nostra ma anche di categoria diversa,
che possa offrire il lavoro al collaboratore nei mesi in